tempi di Berta Filava non ci sono più né a Prato né a Carpi. Le due squadre annaspano nei meandri della Serie D alla ricerca di una collocazione in linea con il proprio blasone. Il Prato, che all'andata aveva vinto in rimonta in zona Cesarini, questa volta viene beffato nel tempo di recupero. La legge del contrappasso calcistico si abbatte sui lanieri. Ci siamo ripresi, diciamo, l'ingiustizia dell'andata. L'andata forse è stata una delle più belle partite del Carpi. Eravamo in partita finita, vinta, in cui avevamo sbagliato 3-1 a ripetizione. Poi ricordate cosa è successo nel recupero. Quindi penso che alla fine la vita un po' a volte ti toglie, poi ti ridà e tutta alla fine si compensa. Primo tempo shock per il Prato. Al terzo Villanova fulmina Romboli e porta avanti il Carpi. Al 15° si fa male Maione e il Prato deve cambiare in corsa. La replica dei Lanieri è furente. Gissi gira altro, mentre Sciannammesso punizione mette alto di poco. Ultima chance Laniera con Sottili, tiro deviato dal portiere avversario. Nella ripresa il Prato pareggia con Gissi di testa che festeggia sotto la curva Laniera in trasferta. Spettacolo per gli occhi e risultato di parità 1-1. Abbiamo fatto una buona prestazione, ragazzi, non posso imputargli niente. È chiaro che in queste partite la differenza la fa l'episodio, loro sono stati più bravi di noi, li hanno sfruttati uno dopo due minuti, tre minuti del primo tempo e uno verso la fine, e diventa difficile poi anche cercare di rimontarla. Nel mezzo noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto predominio, probabilmente dovevamo essere un pochino più convinti e cattivi per far gol. La partita rimane equilibrata. Il Prato gestisce il pallino del gioco, mentre il Carpi, a tempo scaduto, con Vigolo, trova il guizzo vincente e beffa la formazione Laniera. Finisce 2-1 per il Carpi. Il Prato esce a testa alta, ma con le bisacche vuote.